Ricca resta quindi congelata e Stig Blomqvist va a vincere il Rally d'Italia. La terza piazza di Roll vale un campionato e la delusione è stampata nei volti della Mouton e della Pons. La loro impresa comunque resta e rimarrà un fatto unico nella storia dei rally. L'83 è l'anno clou del duello fra Audi e Lancia. Due filosofie diverse, due diversi modi di concepire il pianeta rally. La 037 contrappone agilità a potenza, volumetrico a turbocompressore, telaio tubolare a scocca portante, motore posteriore a motore anteriore e, soprattutto, trazione posteriore a trazione integrale. Queste diversità così marcate si materializzano su due binari diversi. All'Audi vanno tutte le gare su fondi inconsistenti. Alla Lancia il totale dominio di quelli in asfalto. I punteggi quindi si fanno sui piazzamenti che la Lancia in particolare riesce a strappare nei terreni di proprietà della casa tedesca. Ed è grazie a questi che il campionato, dopo gare roventi, resta in bilico fino alla fine di ottobre. A Sanremo, la Lancia attua il suo capolavoro di strategia, facendo fronte compatto con le scuderie affiliate, Jolly Club, Grifone e Tre Gazzelle, per un totale di ben 8-0-37. Un numero che da solo rivela la posta in gioco. L'Audi, che in passato ha avuto non poche difficoltà a gestire troppi equipaggi, è al via con tre vetture ufficiali, per Blomqvist, la Mouton e Mikkola, attuale leader del Mondiale Piloti. Nell'asfalto dell'entroterra ligure, le Lancia fanno il proprio dovere, infliggendo alle Audi oltre 2 minuti, presentandosi nella terra toscana con 7 vetture nei primi 7 posti. Gli appassionati italiani sono pronti ad accogliere il rally, mettendo per iscritto tutto quanto amano di più.
La nuova tappa si apre negli scenari del Chianti, dove a transitare per prima è ancora una Lancia, quella di Allen. Le Audi però si sono fatte sotto e occupano le posizioni di rincalzo. Il sorpasso sembra imminente, ma non avverrà mai, perché l'Audi di Miccola va a fuoco e quella della Mouton perde i colpi. E fra poche ore si torna all'asfalto. In autostrada, Rohrl stacca il biglietto dietro ad Allen. Più avanti, nella notte, si accoderà anche Bettega. Si respira aria di mare per l'ultimo riordino. Nel cuore della notte, sulla pedana deserta, il tempo scorre terribilmente lento. Per Allen, in attesa del trionfo, cominciano i ricordi. Gioia, soddisfazione, commozione per chi ha reso possibile questo sogno iridato che corona una stagione unica e irripetibile. E così sarà, perché le nuove tecnologie reclamano i propri diritti, presentando il conto 3 mesi più tardi a Monte Carlo. Il Monte 84 è tra i più innevati della storia e i percorsi di montagna si trasformano in un'aula vasta e bianchissima dove si insegnano i vantaggi della trazione integrale e chiunque è in grado